nostra ricerca del divertimento questa notte ci ha portato a scoprire come ci si diverte nella città di Brescia. Questo è il Crystal Club. Ad animare la serata al Crystal Club di Brescia incontriamo la vocalist Crystal. Crystal dal Crystal e un saluto speciale a tutti gli amici di Enjoy Television. Come vedi la figura del vocalist in Italia? La figura del vocalist in Italia deve essere un attimino rivista. Nel senso che deve essere prima di tutto artista, e che cosa intendo? Deve conoscere la musica, deve avere la testa più o meno simile a quella del DJ, seguire il suo ritmo, assecondare le ripartenze, accontentare comunque i clienti che vogliono essere omaggiati, giustamente, però un po' più di sprint artistico, deve ritornare un po' più a quello che è l'identità dell'MC. E chiunque sa che cosa sia l'MC mi capisce. Consiglio per chi vuole intraprendere una carriera nel mondo della notte? Chiunque voglia intraprendere la carriera del DJ e del vocalist, ben venga, però ascoltate tanta musica, ascoltate tanto i DJ, informatevi, guardate tanto quello che fanno all'estero, soprattutto cercate di dare del ritmo, tutto lì. 20% lo fa l'informazione, la cultura, il voler capire, l'80% lo fa l'attitudine. Dante Fontana, art director del Crystal Club, ci racconta come è nato questo progetto. Sì, è 3 anni veramente che siamo partiti, adesso un po' di tempo, e abbiamo cercato, con i miei soci, Francesco Renga, penso che lo sappiate, che è tra i miei soci, di dare a Brescia un locale un po' più metropolitano, un po' più così newyorkese, a me piace questo termine. E abbiamo scelto il palazzo più alto di Brescia, il Crystal Palace, anche perché come location è molto conosciuta a Brescia, e abbiamo incastonato, secondo noi, questo è veramente un bel locale, anche perché riusciamo a dare poi su 2 piani 2 prodotti diversi. Uno è la sala più grande, la main room, sopra un discorso un po' più commerciale o scommerciale, e sotto diamo delle chicche sul venerdì e sul sabato, comunque delle chicche con un prodotto abbastanza alternativo e per Brescia molto molto, secondo me, avanti da questo punto di vista. Il venerdì, con 25 minuti dopo, stiamo avendo un grande grande successo su Brescia, proprio perché ha questa ambientazione, sembra un privé proprio newyorkese in questo palazzo molto alto, dunque, però noi siamo sotto, dunque è molto un po' underground, però il locale è molto elegante e dunque molto figo, si dice, molto cool. Molti locali in Italia puntano sugli special guest stranieri. Voi che linea seguite? Quello lo facciamo anche noi, abbiamo fatto Basto 2 settimane fa al DJ del Tomorrowland, e proprio sabato prossimo, che è il 1° dicembre, avremo Dennis Koyu, che è un'altra perla mondiale, e ne faremo altri, Thomas Gold e cose di questo genere. Quest'anno su sabato stiamo proprio investendo sulla qualità, e questo anche qua ci ripaga, e sono grandi investimenti, questo bisogna dirlo, perché gli sforzi, tutti dicono i locali guadagnano, no, già a parte la crisi, e poi si fanno grossi investimenti per poter dare qualità. Questa
stasera in console però c'è un ospite italiano, Rudy J. Questa sera abbiamo avuto Rudy, da me Rudy viene già da un anno e mezzo circa, secondo me è uno dei migliori in assoluto a livello di DJ italiani, parliamo di house commerciale, e come produttore, come DJ, lui fa parte della famiglia di Danny Gattelli, che vorrei salutare perché ci ha aiutato tanto, insieme a Mattia e altre persone. Rudy per noi se viene appunto costantemente perché è uno dei più bravi che noi abbiamo sentito suonare nell'ambito dei DJ italiani. Dante, ti ringraziamo e ti diamo appuntamento alla prossima su Enjoy Television. Ringrazio voi, ringrazio Enjoy Television, vi vedo, vi guardo sempre.